Ciao ragazze, eccomi qui con un nuovo video. Io spero che la luce sia decente, purtroppo non posso usare la videocamera nuova e spero che comunque si vedano in modo decente, perché questo è un video Charm Update, creazioni nuove che ho fatto ultimamente, sono tutte qui dentro e ci tenevo a mostrarvele. Vi farò vedere anche alcune creazioni tipo quelle in resina che avete già visto, ma che ho montato, tipo che ho fatto degli orecchini o che cosa, quindi vi faccio vedere che cosa ho fatto. Perciò non saranno tutte, diciamo, nuovissime, alcune sono più vecchie, ma ve le ripropongo per farvi vedere che cosa ho fatto alla fine. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è questo segnalibro che sinceramente non ricordo se ve l'ho già mostrato o meno. Comunque sia ha questa gabbia con questo perlone e uno Swarovski all'interno e questa fila di Swarovski pendente che ho fatto per la mia futura suocera. Poi ho fatto la mia prima vaschetta, strano ma vero, non l'avevo mai fatta, e l'ho fatta con Mame Goma, fatta così. Praticamente è fatta a cuore, come vedete, stile molto San Valentino, visto che ci siamo vicine, con questo fioccone qui finale e le tre mamme goma dentro, che sarebbe mamma, papà e figlio, e figlia, anzi. Poi abbiamo delle piante tipo acquatiche, queste qui, questo brillantino come decorazione e l'acqua l'ho fatta con il Fimo Liquid, è il mio primo esperimento, quindi non urlatemi dietro. E poi ho fatto dei sassi con il Premo Granito. Poi ho fatto un sacco di decorazioni con Mame Goma, quindi ve le farò vedere un po' a random. Prima vi faccio vedere tipo queste con la resina. Aspettate che sono tutte ingarbugliate. Allora, di quelle con la resina che appunto avevate già visto, mi sembra questo fiore qua che ho fatto la rosa, l'ho semplicemente messa su questa collana. Quindi molto molto semplice, però mi piaceva molto l'effetto. Poi ho fatto due paio di orecchini con le foglioline verdi. Allora, sono a Monachella, la Monachella questa qui che ho comprato l'ultima dal cinese che è particolare, si apre così. E allora sono questa foglia appunto in resina con questo bellissimo perlone e questo perlino Stardust. Questo perlone ha anche delle striature all'interno molto belle e queste perle me le ha mandate nello swap Silvia Creazioni, se non mi sbaglio, quindi grazie Silvietta. La coppia di orecchini così. Molto carine, secondo me, mi piacciono molto. Poi ho fatto appunto un sacco di soggetti con Mame Goma. Inizio a farvi vedere. Questo qui l'ho montato su portachiavi, che è appunto Mame Goma con il macaron, con il ripieno. E come vedete ho ripreso gli stessi colori, quindi con il ripieno ho fatto Mame Goma, mentre con i due pezzi di biscotto ho fatto il fiocchetto. E poi ho aggiunto questi strass, molto carini. Mame Goma, come vedete, l'ho fatto in versione cicciona. E ho utilizzato un giallo particolare della Fimo Effect che praticamente ha tutti dei mini glitterini all'interno, veramente stupendo. Non mi ricordo il nome o il colore, ma è veramente bello. Poi ho fatto Mame Goma sempre sul macaron, ma verso l'alto. Vedete, macaron così, con il ripieno anche questo. Mame Goma qui in cima, anziché essere sopra, in cima. E in questo caso ho fatto Mame Goma a pois utilizzando l'acato Polyclay che ho ancora lì, un po' di pasta dell'ultimo panetto che avevo color perla. Sto cercando di finirlo, ma veramente faccio fatica perché odio questa pasta, odio l'odore che ha la pasta acato, veramente è terribile. Comunque, poi ho scritto Crazy qui davanti con i tre glitterini e l'ho montato su questa collana di pallini. Semplice dorata. L'unica cosa è che questa povera Mame Goma si è schiacciata la coda quando l'ho cotta. Vabbè. Poi, sempre con Mame Goma ho fatto questa.
così ciondolone con tre glitteroni sopra. E poi, se riuscite a vedere dal video, il colore della mamma e gomma è sfumato. Poi, sempre come avevamo fatto un altro portachiavi, questa volta con il cerchio classico, così, e praticamente ho fatto con lo stampo la base del biscotto Baiocco. Qua ho messo un glitterino, qua un cuoricino, sempre ripieno, l'ho fatto così, rosa, e sopra ci ho messo questa mamma e goma, e l'ho fatta in versione tinteggiata, come potete vedere, sempre col fiocco. E sorridente. Non mi fa impazzire, se devo dire la verità, questo qua, però vabbè, mi è uscita così. Poi ho fatto questo che invece sono innamorata. Allora, è il biscottino Baiocco, del colore, diciamo, più classico, con il ciuffetto di panna. E poi c'è una mamma e goma, sempre col ciuffetto di panna uguale al colore del Baiocco sulla testina, è tutta cicciolosa e fatta in versione mucca, che mi sta piacendo tantissimo fare le mamme e gome così, con questa versione muccosa, veramente mi sono innamorata, le trovo dolcissime e spero che riusciate a vedere bene, veramente le trovo tenerissime. Su appunto la base del biscotto Baiocco, e questa non ho fatto ciondolo, non ho fatto niente perché penso di utilizzarla o come decorazione da mettere sopra qualche scatola. Adesso, restando sempre in tema mamma e goma, ho fatto questa qui sempre fatta a mucchina col musetto, questa c'è, cioè l'azzurro, e l'adoro, l'ho attaccata come vedete al mio cellulare perché mi sono innamorata, è cicciardosissima come vedete. È appunto in versione mucca e veramente mi piace da morire, anche perché poi neanche a farla apposta, gli ho fatto un musetto schiacciato e mi ricorda tanto un gatto siamese, non lo so, un persiano, cioè, mi piace tantissimo e quindi l'ho attaccata proprio al mio cellulare. Poi un'altra che ho fatto e sono totalmente e perdutamente innamorata è questo, che anche questo lo terrò come soprammobile. Allora, il macaro rispetto a questo che l'ho fatto tramite uno stampo e anche questo, vi faccio vedere l'altra versione che è rosa con uno strass, la mamma e goma è marroncina col fiocchettino e il rosa praticamente anche qua non è tinta unita. Sempre su portachiavi l'ho fatto. Questo qua il macaro l'ho fatto io a mano, si vede. Però non so, mi piace tantissimo questo azzurro, poi c'ho sopra la mamma e goma cicciona bianca con il fiocchetto a pois, e poi c'è questi strass qui davanti e due qui da parte, e è più grossa rispetto alle altre, veramente sono super innamorata, infatti questa non l'ho toccata in niente perché la voglio proprio tenere così, e veramente mi piace tantissimo, tantissimo, cioè proprio l'adoro. Poi ho fatto diverse piccole mamme gome a phone strap, questa qui bianca, diciamo classica, che si è un po' strozzata la testina, poverina, quando l'ho cotta, vabbè, così. Poi ne ho fatta una gialla uguale a questa qui, con lo stesso giallo, glitteroso. Qui gli ho fatto anche le sopracciglia, diciamo. Vedete? E l'ho montata su questo catenina sempre a pallini, come bracciale semplice, soltanto con la mamma e goma. Poi l'ho fatta in versione, ho fatto mille versioni, ve lo dico già, versione anello, così, su cupcake. E la mamma e goma a pois. Poi ho fatto questo segnalibro che ho montato questo bruchetto, così, che l'avevate già visto se non sbaglio, il bruchetto, l'ho montato alla fine sul segnalibro. Poi, allora, ancora mamma e goma, questa è in versione azzurra e non è in versione cicciona, ma diciamo più normale. E questa l'ho fatta con la pasta Fluffy, infatti leggerissima, proprio leggerissima.
Poi ho fatto il funghetto di Mario che mi piace tantissimo. Ho fatto il portachiavi perché l'ho fatto bello grande. Così sarebbe la vita, quindi quella verde. E gli ho attaccato anche uno strass qui per abbellire un pochino. E questo qua penso che lo prenda il mio ragazzo per usarlo come portachiavi lui. Poi ho fatto questo che dovrebbe essere Totoro, credo. Purtroppo ho fatto un errore con il pennarello che ho cercato di rimediare sui baffi, ma è uscito un po' schifezza e vabbè, lo rifarò. Così comunque normale, a fonstrap. Poi, questo è il bruchetto che avete visto nel tutorial, del bruchetto della felicità, della fortuna, scusatemi. Poi, ho fatto SpongeBob, così che l'ho montato su una collana semplicissima in caucciù. Questa è la mia versione di SpongeBob, spero che vi piaccia. Poi utilizzando lo stampo ho provato a fare questo coniglietto che doveva essere My Melody, ma alla fine boh, non mi piaceva come è uscito, quindi l'ho modificato tutto, gli ho aggiunto degli strass, i baffetti qui da parte, così tutto fatto anche la bocca con il pennarello. E dietro, siccome mi si era macchiato tutto, l'ho fatto tutto nero, ma non mi piace molto. Ups! Aiuto, non mi piace molto come è uscito, si è staccato il gancetto, ma si può. Vabbè, e quindi credo che non lo so, insomma, non so che cosa farne. Poi andando avanti, allora un'altra mame goma. Questa è già la normale, in versione diciamo meno ciccione. Sempre a fonstra. Poi, allora aspettate che svuoto tutto, così facciamo prima. Allora, ho fatto il ciondolo, che sono molto fiera. Non so se seguite The Vampire Diaries. Comunque, questo qua sarebbe il ciondolo di Elena. Chiaramente il suo, beh, è metallico, quindi è molto più luccicoso. Io ho provato, insomma, a farlo più luccicoso che potessi, ma più di così non si riesce, insomma. E niente, quindi il suo ciondolo adesso devo montarlo su una catenella e credo che me lo metterò parecchio questo perché io sono un'appassionata del genere del telefilm e niente, mi piace molto. Poi non credo di essere arrivata quasi alla fine, se non sbaglio. Sì, dovrei essere. Questo qua è un altro bruchetto che ho fatto a fonstra. Sì, esatto, sono alla fine. L'ultima cosa vi faccio vedere, che è una mia totale invenzione. Sono partita con il fare una cosa, ho fatto questo. E quindi è protetto dal copyright, ci tengo a specificarlo perché è proprio mio. Allora, come vedete è un cupcake, quindi è la base cupcake con un fiocco e poi ho fatto come se fosse un nido dell'uccellino. L'uccellino è questo qua bello cicciardoso con sopra un fiore che mi piace tantissimo, veramente lo adoro, e le tre uova. L'ho fatto molto stile pasquale, non volendo, perché vi assicuro che ero partita col fare una cosa con mamma e goma, tanto per cambiare, invece alla fine, non lo so, ho deciso di fare questo uccellino e mi piace tantissimo. Infatti anche questo lo uso soltanto come soprammobile, cioè lo adoro alla follia, con le tre ovine così, dolcissimo il fioccone, e poi il pulcino, veramente, cioè l'uccellino è veramente una cosa fenomenale. E niente, questa qua appunto è l'ultima creazione che ho fatto. Di tutte quelle che ho fatto, di sicuro le mie preferite sono queste. Queste due qua. Poi c'è il Baiocco, sicuramente, così. E anche la versione che ho usato per il cellulare della Mamma Goma. Il funghetto, anche mi piace tantissimo. E anche SpongeBob, non mi dispiace come mi è uscito, insomma, ecco, sono abbastanza soddisfatta di quello che ho creato ultimamente.
Niente, spero che anche a voi vi sia piaciuto. Se avete qualche richiesta, naturalmente, come al solito, non esitate. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo. Ciao!